Buonasera, saluti, bentrovati. Siamo qui sul backstage di uno spettacolo in approntamento che andrà sulle scene tra qualche giorno. La nostra Eleonora Di Maio ci accoglie. Qui ha tra le nostre mani la locandina di questo spettacolo. Ma che spettacolo è? Che spettacolo è? Uno spettacolo importantissimo, nel senso del mio cuore, importantissimo ovviamente, ma anche nel cuore di tutti gli allievi di questa scuola, on Broadway, a Sorrento. Cabaret, credo che molti, diciamo, forse della nostra generazione, ma anche quelli dopo di noi, conoscono, ispirato al film di Liza Minnelli, ma in realtà non viene dal film, viene dal musical theater americano, 1966, on Broadway. Prima ne fu fatto il film, poi ne fu fatto il film. No, nasce prima il musical, nel 1966, nasce il film, diventa un film esattamente nel 72, è un grandissimo successo, perché visita la star, diciamo, questione, naturalmente viene rivisto, riveduto, corretto, con numeri nuovi. Per esempio, nel musical theater non esiste Mani Mani, che è un numero molto amato, parla di soldi, i soldi che fanno girare il mondo, e per la canzone leitmotiv di Sì, Mani Mani, oppure altri brani che vengono proprio introdotti e scritti apposta per il film. Il musical è stato rappresentato tantissime volte in versioni diverse, quindi anche lì è una ricerca abbastanza, come dire, possiamo particolare. Dire che non è una scelta a caso di questo tema, no, che hai voluto, no, inserire, no, per quest'anno. Ma in effetti il tema qual è? Il tema è l'ascesa del nazismo a Berlino negli anni 30. Siamo quasi 100 anni dopo, non esattamente, ma diciamo siamo 90 e passa anni dopo. Siamo nella stessa situazione. Intanto mi permetto di dire, donna Eleonora, voi ci avete sempre offerto delle chicche, delle ciliegine che sono state pietra miliare lungo gli spettacoli estivi della penisola sorrentina. Questo non vuole caricare di tensione la nostra preparazione. Ma vedo dietro di voi, girati e ce li descrivi un po', questi ragazzi meravigliosi. Allora, queste sono le ragazze del club. Le ragazze che cantavano, che all'epoca per il film furono reperite neanche tra le ballerine, ma tra ragazze più o meno comuni, se vogliamo, con un certo stile di vita, questo dice la storia. MC, che è il maestro di cerimonie, che è il protagonista del Bullet, e la cantante americana Sally Bowles, che poi è il ruolo di interpreta online. Con questo Kit Kat Club, man mano che va avanti, diciamo, vanno avanti i numeri, man mano si capisce che sta salendo qualcosa sotto, intorno, nella società, l'ebreo, che, le vetrine rotte, i matrimoni che non si possono fare. Non vediamo altri segreti, diciamo ai nostri ascoltatori quando e dove devono venire. Devono venire al Teatro Armida. 2 luglio, domenica 2 luglio alle 20:30. Giusto tra una settimana. Giusto tra una settimana, oggi è domenica e ci tengo tantissimo perché l'ingresso sarà libero. L'ingresso è gratuito, libero, naturalmente fino all'esaurimento prossimo, noi speriamo di esaurirli proprio tutti. E, detto ciò, sono un paio d'anni, forse 3-4 anni, che il tema, non dico politico, ma quello che succede intorno a noi mi interessa particolarmente. Le influenze sociali, sarebbe, quindi c'è un risentimento. L'anno scorso ci hai offerto Anastasia e finalmente uscimmo a vedere russa, la rivoluzione russa, però Anastasia era un musical più giovane, nato nel 2016, esatto, 2016, mentre questo musical è vecchio, visto, rivisto, rimaneggiato, ma resta attualissimo, con delle musiche straordinarie. Intanto rimane nella memoria e finalmente uscimmo a rivedere le stelle qui nel cortile del Vescovale, in cui da imprenditrice, da maestra di danza, ti sei coordinata con un'altra compagnia, offrendo delle cose che... La compagnia di Bevagna, eccellentissima compagnia di Bevagna, che ha portato qui Dante, diciamo, perché lì è un paese medievale, Bevagna, certo. Quindi da quel progetto di Bevagna è nata l'idea, ci portato poi sul sagrato della cattedrale, sarà una cosa bellissima, pazzesca. Ele, una domanda determinante. Tutto questo lavoro lo bruceremo in una sola serata? Mi auguro di no, come sempre spero di farlo a Sorrento, mi è stato detto probabilmente il programma di Mi illumino d'inverno, e sto aspettando a piano la Villa Fondi a Matera.
amatissima che è sempre, diciamo, nel mio cuore e ogni anno. Non solo, noi ci occupiamo delle tue costiere, ti invitiamo anche a contattare dei palcoscenici minori che sono meravigliosi, un teatro a Conca dei Marini, un altro, tre, sicuramente accetterebbero la partecipazione, la presenza di questa Lucio, se mi dai qualche dritta, io sono ben felice di proporlo altrove, perché è tanto tanto lavoro che non può essere chiuso e concluso in una sola serata, necessita di essere visto e rivisto. Due cose, una, questo non è esattamente solo il film, dal film, diciamo dal canovaccio del film sono stati introdotti tantissimi brani e personaggi e storie del musical theater, che è stato tradotto dalla nostra Giulia Fiorentino dall'inglese. Devo essere sincera, lei ci ha fornito la base in inglese per poter ma fare questo incastro. Ma vedo intorno a te una gran bella squadra di addetti ai lavori. Un incastro, quindi è una cosa assolutamente inedita quella che si va a vedere, però fedelmente, diciamo, tiene conto del film e del musical, quindi è una cosa nuova che tiene conto di entrambe le cose. Seconda cosa, è la prima volta che andiamo in scena senza registrare le voci dei nostri allievi, cantano solo dal vivo, non ci sono i tappeti, no, sempre cantano in diretta, ma qualche volta negli anni passati abbiamo registrato i cori sempre con le loro voci, quest'anno neanche quelli, quindi cantano solo. Vuol dire che è una bravura che è cresciuta. No, sono cresciuti e abbiamo due, con l'appuntamento. Due diplomandi, Chiara Panico e Tony Fattorusso, rispettivamente nei ruoli di Sally, Bowles e MC, che sono qui in scena adesso al centro del palcoscenico. Auguri, in bocca al lupo, appuntamento per domenica prossima 2 luglio 20:30 a Teatro Armida. Teatro Armida, vi aspettiamo, ringrazio moltissimo voi.